Bene, può mettere play. Ah, già messo play, Ah, perfetto, siamo già registrati. Sì, siamo già registrati. Lui chi è? E pensare che prima di iniziare questo vestito era integro. Ci poi... sono dei pezzi di là. Esatto. poi mettiamo le foto non so dove. Vabbè. I pezzi sparsi. Siamo dentro, non faccio più con questa parrucca. Allora, cosa faremo oggi? Allora, partiamo dal presupposto che avevamo. Fai vedere più fuori quanta roba. Tanto cibo. Tutto questo. Morale. Signori, è scaduto. Quindi ci troviamo con quattro di queste cose qui. Poi non sappiamo cosa mettere dentro. Quindi adesso abbiamo dei mochi, dei mogu mogu e cibo asiatico. Vuoi spogliarti? Io sto morendo di caldo, quindi mi tolgo. Tu? Ma tu che cosa c'è? Sono una parrucca in queste cose che... Io devo fare uno shampoo di 8 ore. Ma che cazzo devo fare? Allora. Bene. Potevi fare così e... Cosa? Kutasu! Va bene. 15 ore per fare questa cosa. Allora, iniziamo dal... queste cagate, così la buttiamo giù. Teniamo tutto qui da parte. E iniziamo con queste cagate. Allora, io inizierei con... Sì, con? Questo. Quasi. Questo. Sinceramente non mi ricordo che cos'è. L'avevo comprato, quando l'ho comprato gli ho fatto la scannerizzazione con il telefono. Dovrebbe essere radici qualcosa. Giusto, c'è anche la carta. La carta può essere buona anche in fase di viscido. Ah, questo ricordiamo che è il video di Halloween. È bambù in teoria, che è? Penso di sì. Radici. Germogli di bambù conservati. Ah, c'è scritto. Quindi è una cosa che fa un po'. Uno a testa! No, non voglio una cosa questa. Vuoi assaggiare pure tu? Ricordo che dietro c'è la proprietaria del luogo da dove stiamo registrando. Io ho paura. Oh, senza timore proprio. Mi tocca. Ma è piccante. Ah, piccante? Ah, è croccante. Puoi portare il cestino dell'umido, grazie. Ma che schifo. Fa schifo. Fa schifissimo. È piccantissimo, porca... Puoi buttare, grazie. Attendo che c'è amacqua. Aspetta che ci chiamando cos'è. È piccantissimo, acidissimo. Assaggialo, ma fa schifo. Che sa? Vabbè, un pezzettino, non è che come fanno a mangiarlo? Bene, cosa abbiamo qui? Spuntini, riccioli a base di acido e piccante. Bello. E questo dovrebbe essere? Sì. Questo è aromatizzato e piccante. Ah, questo è nei pacchettini. Anche questo. Puoi portare l'altra carta igienica? Non sto scherzando. Ma portato, guarda, non sto scherzando, porta il cestino, porta il secchio quello delle galline. Facciamo vedere il dettaglio in camera. Già, l'odore. Allora, questo è acido e piccante. Questo è speziato e piccante. Allora, l'odore devo dire che... Io non riesco ad aprirlo. Ah, perché si apre di qua. Ma non si capisce. Meglio di stare qua la cagata. Non è male. Avevo più. Che schifo. È piccante? Perché sì, ma leggermente rispetto a quell'altra cosa. Sì, sì. Bene, puoi buttare qui dentro e poi buttare. Poi butteremo tutto. Allora, fino ad ora stiamo andando malissimo. Grazie. Allora, questo qua è la stessa. Questa qua è la stessa cosa. Ma dovrebbe essere otto. Questo è. No, questo è. Spuntini, riccioli e base. Aromatizzato e piccante. A base di conta. Questo dovrebbe essere buono, perché quello era acido. Uh-huh. Ma si apre da sopra. Buongiorno. Facciamo vedere il dettaglio di questa. Se tu fai vedere il dettaglio, mangio. Ma te è vero purco, io. Ti devi sporcare tantissimo. Questo è aromatizzato. Oh! Ah, mi piace. Ho paura di questo, ho paura. Questo invece io... Ma non capisco che cacchio sto mangiando. Piace. Non è buonissimo, però rispetto alle prime due cose a me piace. Sembra, adesso vi faccio vedere il dettaglio, sembra lardo, non so come descriverlo. Se qualcuno sa che cosa sono queste cose, ce lo dite qui sotto, grazie. Però comunque può passare. Fammi le mani. Rotolone formato famiglia, 10 piramidi di morbidezza. Ecco. Vuoi pulire?
Ormai un po' spolverato lo stomaco con questa cosa, non... Bene, allora io direi andiamo con le bevande, così buttiamo giù un po' di... Ci sono le Coca-Cola che forse dovrebbero essere buone. Adesso ci puliamo un po' la bocca. Sì, fai vedere. Queste sono le Coca-Cola asiatiche e le apriamo. Nicole è nato. Porca mon... L'odore non è lo stesso di quelle che mangiamo di solito. No, che lo fai dici? È diverso. È leggermente. Sembra più plasticoso. Però è bella, come gusto è uguale. No, è la stessa cosa. Sì, più o meno. Dai. A noi ci puliamo un po' la bocca di questa cosa utilità che abbiamo mangiato. Sembra un Emilio così. No, dai, no, non c'è più qua. Piacciono anche alla come si chiama, come l'ho chiamata nel video? Stefana De Martina. Allora adesso come vogliamo andare avanti? La merda. Sì, vabbè, tutto a posto. Facciamo con il moco moco, cioè sì. Con il ramo, con il moco moco, sì, o con i muochi? Ma non c'è solo il ramo. Appoggio qui perché non so che costo. Allora, queste abbiamo peach, grape, mango. Ballata l'estate. No. Yogurt flavor the drink with nata de cocco, quindi latte di cucù, yogurt e latte di cocco. Cocco. E sandi. Allora io parto con questo. Maria! Tu prendine una anche, però. Con the jam! No, apriamone uno, e lo beviamo. Bene, proviamo allora, uno alla volta. Andiamo con cocco. Grazie mille, è bellissimo. Questo è il cocco? Ma che cocco è? Che schifo. Comunque un po' di odore di cocco si sente. Basta, che guarda che non mi piacerà. Io ne metto poco perché il cocco non mi piace, già lo sanno tutti in questa stanza e la regista mi fa un segno molto esplicito di amicizia con le dita. Com'è il suo coso? Questo è un po' che... Ma sai che a me non dispiace? Non so più niente. Non sa di nulla. Se non sbaglio dentro c'è pezzetti di tapioca, qualcosa del genere. Tipo un bubble tea. Bene, possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Cagata. Andiamo con mango. Questo mi aspetto di più dal mango. Già l'odore. L'odore è buono, l'odore è buonissimo. Mi piace un botto. No, questo è buono. Questo sì. Comunque, ti volevo dire, nel video precedente mi hanno chiesto chi fosse quella voce fuori campo. Vuoi farti vedere? Quindi andiamo avanti con yogurt. Allora, questo voglio lasciarlo all'ultimo, okay. Perché sarà, quello sarà buono, quindi adesso andiamo con yogurt. Andiamo con yogurt. Secondo me yogurt è come cocco. Si sente? È crema per le mani. Bello. Ma veramente? Vai, versa, porco! Dai! E c'è il coso, ma il mango sotto. Faccio prima assaggiare lui, poi puoi assaggiare. Ah, ok, è buono. Non è malvagio, No. Ma non c'è scritto cosa sono quei pezzi. Lo metterò. Allora, andiamo... Andiamo con grape! Ma qua mi sa che non stiamo facendo più vedere niente, tutto a posto. Sembra quel il profumo che avevo in macchina. Che ho in macchina. Allora, questo è il mogu mogu all'uva. Allora, l'odore si sente uva. No, quello, io non ce la faccio a bere. Quello, non ce la faccio. Sa molto di chimico questo. È uva proprio chimichissima. Allora, ricordiamo, questo è gusto pesca. L'odore non c'è. Io non lo sento. Salviamo pesca all'ultimo. No. È un gusto delicato. Non si sente nulla. C'è solo un po' di colore che fa l'acqua, però non è. Allora, non è top, il top è mango. Sì. Mango è proprio. Mango è buonissimo. Bene, adesso prendiamo i mochi. Allora, andiamo avanti. Arachidi, fagioli rossi, azuki. Sì. Sesamo. E sesamo. I mochi a me piacciono un botto. Io a me piace quello vileda. Mira che odore, mamma mia, io sto imbazzando. No, questo è pure l'arachidi, bomber. Allora, con questo bisogna fare attenzione. Ah, mi dai lo scatolo un attimo. Adesso bisogna fare un attimo di serietà. Perché? Perché i mochi sono una delle grandi maggiori cause di morte in Giappone. Perché sono molto gnumuse, non so il termine italiano. Sì, la appiccicose, bravissima, grande. E la maggior parte di persone è un motivo di soffocamento per le persone. Bene. Quindi allora, facciamo vedere i gusti poi in dettaglio. Allora, questi sono mochi al sesamo. Questi sono al burro d'arachidi. Sì. E questi al normali al fagioli rossi a zucchi. Bene, allora andiamo. Io voglio provare questi bianchi. Tanto tutti li dobbiamo provare. Io i bianchi lascio all'ultimo. Andiamo con questi. Io voglio provare quelli al sesamo. Piano. Questo, ma non facciamo vedere il dettaglio quando mangiamo. Mm.
Allora, non sono male. Non ho capito dentro qua cosa c'è. Manca qua sono male. Allora. Cioè. Prendi, fai un morso piccolo e masticalo bene però. Secondo me ho lo stesso ripieno con il sesamo macinato. Mi piace. 10. Adesso vado con quello. È buono. Questo dovrebbe essere il mio. Intanto sto perdendo pezzi. Dovrebbe essere il mio preferito. Al burro di arachidi. Sapete che io vado matto per il burro di arachidi. Lo apro proprio in camera. Mamma mia. No. Secondo me sai cosa dobbiamo fare? Dovremmo riscaldarli. Secondo me riscaldati questi riattivati sono la fine del mondo. Ah è vero, c'è scritto. Cosa? Con il fine di evitare il soffocamento, masticare e deglutire i moci con attenzione. Dolce si infondo. Una volta aperto consumarsi il prima possibile, fantastico. Andiamo di questi qui, che dovrebbe essere i fagioli. I fagioli rossi a zucchi, l'ingrediente è tipo la Nutella per i giapponesi. La usano ovunque. Eccolo qua, fagioli rossi a zucchi. Allora, sostanzialmente questo non hanno un sapore definito. Anche il fagiolo rosso non ha un non è un gusto preciso, è dolce, ma non. Infatti per questo quando vedo i video dei giapponesi che mangiano i dolci italiani non mi piacciono, perché sostanzialmente questo non è dolcissimo come cosa. Bene. Niente tanto così, parla tu che lo trovo già. Fai la chiusa, sai fare una chiusa? Bene signori, stiamo chiudendo. Riapriremo domani alle ore 8. Bene, allora signori, se il video vi è piaciuto, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fate ciò che più desiderate. Sì. Ah, arrivate anche lei! La voce dietro la camera! Salve! Vuole dire qualcosa? Qualcosa. Salve a tutti, io sono la. Ma tu sai se ti vedi, perché l'inquadratura arriva fino a un certo punto. Ok. Ok. Perfetto. Quindi. Vabbè ragazzi, allora, se il video vi è piaciuto io vi invito a condividere, commentare, mettere like. Poi cosa c'è rimasto? Iscrivervi al canale perché. Attivate la campanellina. No? Perché sto notando che i video vengono visti, ma non ci sono iscrizioni. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo vestiti in modo non appropriato però. Non appropriato, stavo dicendo terrificante, ma va bene ragazzi, saluto anche la camera qui, salutiamo la camera qui e salutiamo la camera così.